tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il posto delle colli. Allora, lasciamo stare le cose che poi non mi interessano niente a me, perché veramente non stanno né in cielo né in terra, me ne frega niente. Però per i fan, che sono amanti, che amano certi cantanti, che si strappano i capelli, passano la notte, anche più di una, sotto anche un palco per vedere i propri idoli, e poi vi darò una notizia shock, dal suicidio. Prima vi faccio vedere questo breve filmato, e poi dica a me, guarda che roba. Dimmi dove e quando, dimmi dove. Nessuna scusa stupida. Balliamo anche sotto il diluvio universale. L'amore non è mai una legge universale. Lo sai il linguaggio della pelle universale. Non si può spiegare come la fine di Marilyn o quella di un film universale. Nulla sia così in fretta. Andiamo via da qua. Sali, il mio cuore in gola. Così non vedo più. Sali. Mentre i finti non profumano, tutte le frasi che mi dici sono inutili. Le chiamate in piena notte, cosa sai di me? Te dimmelo tu, cosa sai di te? Di quando sei tornata, senza scuse ho aperto eri fuori. Un magnifico difetto, che con te è stupendo e non voglio dare un senso a tutto questo. Ma con te è diverso e cancelliamo le paure. Per poi poterci addormentare. Perché noi siamo un magnifico difetto. Io sono molto curioso di sapere perché Benji e Fede si separano. Così. Faranno l'ultima live a Verona, poi chiudono i battenti, calano il sipario, chiudiamo Baracca e Burattini e ce l'andiamo. Cioè, che vogliamo fare? A parte che a me me ne frega niente, cioè l'unica cosa che mi interessa di Benji e Fede è la canzone Dove e Quando. Cioè la canzone per me è come una droga, per me è come una droga. Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando. Questa è la canzone, l'unica canzone che mi piace di Benji e Fede. A parte che non mi piacciono nemmeno loro, però io sono innamorato di quella canzone. Ma per i fan, per i fan di Benji e Fede, pur sapendo che li amano, è venuti a sapere di questa notizia shock. Che possono fare? Si suicidano, si prendono la pistola, si sparano in testa, si buttano dal grattacielo? Cioè, delusi, sono delusi i fans. I fans sono delusi a Benji e Fede. Perché si separano? È normale, certamente. Ci sono separati tante coppie musicali, come i Pooh, i Ricchi e Poveri, gli Abba, i Queen, e poter continuare ancora in eterno. Cioè, Backstreet Boys e Spice Girls si sono separati, cantano in solista, cioè come solisti, i Teddette con il grande Robbie Williams, e Robbie Williams canta da solo. Tutti questi gruppi musicali prima o poi si sfasciano e si lasciano, si vanno le strade diverse, amen. E succede anche con Benji e Fede, succederà anche con altri gruppi. Eh sì, prima si uniscono, faranno successo e poi faranno carriera da solisti. È sempre stato così, la musica è questa. È normale. Tanti fan dovranno darsi una ragione. Ormai Benji e Fede non esistono più. Si sono sfasciati come coppia. Fine. Non so adesso che carriera prenderanno da solisti. O non faranno più musica, non lo so, però purtroppo questa è la notizia è questa.
Benji e Fede si salutano, è ufficiale. E quando l'ho saputo, sembrava uno scherzo, l'ho saputo su Digicom. E quando l'ho saputo, a me me ne frega niente. Però per gli altri, gli fans, veri fans, cioè, che vogliamo dire a loro? Sono milioni, uno per uno bisogna raccontare di Benji e Fede, si separano, cioè piangono, non dormono la notte, fra un po' questa notizia shock per loro. Ma per favore, ci sono, cioè, torno a ripetere, ci sono tanti gruppi musicali che hanno fatto successo e poi si sono separati, hanno fatto la carriera musicale da solisti e altri no. Ma questa è la vita, purtroppo è la vita. Si incontrano, si uniscono, fanno successo e poi si separano. È sempre stato così, scusate se... sarà sempre così, purtroppo questa è la vita. In conclusione, Benji e Fede ufficialmente si separano dopo la live di Verona che faranno. Ovviamente ci diranno addio, forse un giorno ci sarà la riunione, ci incontreranno, faranno altri concerti, però questa è la notizia del giorno, si separano. Vabbè. Va bene, il video è finito qua, lasciate tanti like, tanti mi piace a questo video per supportare il mio canale, come sempre trovate tutti i link in descrizione nell'info box qua sotto, quindi tutti i miei social, seguitemi su tutti i miei social che trovate nell'info box qua sotto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, mi sono dimenticato, io mi dimentico sempre anche quando vado in bagno a cagare, questa era Gossip TV, una delle tante serie di Gossip TV. Vi saluto e vi auguro buon proseguimento di giornata, serata, nottata, bagaccio, se le colli e sempre forza Juventus.